In questa puntata di Tra le righe, incontro con l'autore, nuova puntata settimanale, ritroviamo con piacere Roberta Russo, editor e traduttrice, che ci presenterà un altro suo libro, sempre edito da Edizioni Terra Santa, L'arte di riuscire, trovare la propria strada e andare fino in fondo. Ciao Roberta, bentornata. Ciao, grazie, grazie a voi dell'invito di nuovo, mi fa piacere. Allora, ci siamo lasciati con l'arte di camminare, ci ha dato davvero dei consigli e delle dritte importanti. In questo libro parli di riuscire. Beh, posso chiederti che significato dai alla parola riuscire? Effettivamente la definizione è importante. Io cerco in questo libro il segreto di una vita riuscita, ma attenzione. Riuscire o riuscita non significa avere successo. Io spiego nel libro e ne sono profondamente convinta che anche chi fallisce su tutta la linea, può essere una persona riuscita. Provo a fare un esempio, anche perché si può essere persone riuscite nelle varie fasi della nostra vita e nelle varie fasi dell'età che ci capita di attraversare. L'esempio che faccio spesso è quello del bambino che impara a nuotare. Un bambino impara a nuotare, viene incoraggiato dal suo istruttore, dai suoi genitori e finalmente impara a nuotare. Poi arriva il momento fatidico, quello dell'imparare a fare i tuffi. E allora c'è il bambino che si butta, che non ha paura, e impara a fare i tuffi dal subito. Poi c'è il bambino che, non so come dire, per carattere, per temperamento, sente in modo molto profondo, molto intenso il vuoto, lo spazio che c'è fra se stesso, il proprio corpo e l'acqua in cui si deve tuffare. E allora che cosa è per me un bimbo riuscito in quel momento? È il bambino che, nonostante la propria paura del vuoto, nonostante la propria paura magari di fare un tuffo sconnesso che farà ridere i suoi compagni, si butta, si lancia, non ha paura, se ne frega anche del commento dei coetanei. E quindi non rinuncia a fare il suo tuffo. Ecco, la persona riuscita, secondo me, è quella che coltiva un sogno, che coltiva una grande passione, un grande desiderio e non si lascia fermare dalle paure, dai condizionamenti esterni, da tutti i freni che ci vengono un po' anche semplicemente dalla famiglia, dai genitori, dal mondo circostante, ma se crede profondamente nel proprio desiderio, lo vive fino in fondo e quindi si butta, magari fallisce. Ecco, fallisce perché può succedere di fallire, l'imprevisto, quello che non, le circostanze possono anche portarci al fallimento, ma questo non significa non essere riusciti, non essere delle persone riuscite, risolte, che hanno in qualche modo messo in gioco completamente se stesse. Roberta, mi ha colpito il capitolo intitolato Coltivare la forza d'animo, che davvero sembra scritto appositamente per il periodo che abbiamo vissuto, che può essere riassunto con una parola, resilienza. Ecco, che cosa intendi per forza d'animo e come facciamo a coltivarla, anche quando, come dire, tutte le situazioni ci sembrano contrarie, ci sembrano avverse e abbiamo come la sensazione, come dicevi tu appunto, di non riuscirci a buttare in questa piscina, a fare il tuffo in piscina. Ma allora, forza d'animo può sembrare persino un'espressione dei tempi andati, eppure io ritengo che coltivare la forza d'animo e ancora di più educare le giovani generazioni alla forza d'animo sia fondamentale per la riuscita della propria vita. Che cosa vuol dire? Un padre e una madre che dicono ai propri figli: diventate uomini, diventa uomo, diventa donna, prenditi le tue responsabilità e assumi ovviamente le responsabilità del tuo tempo, della tua età e portale fino in fondo.
senza lasciarti prendere dalle pigrizie, senza lasciarti prendere dallo scoraggiamento, senza lasciarti prendere magari anche dalle critiche che possono arrivare da tante parti. Questa, secondo me, è la resilienza, la forza d'animo, che vuol dire anche mettere in gioco la fatica, vuol dire mettere in gioco il sacrificio, anche la resistenza fisica. La resilienza è anche la capacità di adattarsi al momento presente, alle circostanze. Può succedere che noi organizziamo, non so, un'iniziativa, poi accade l'imprevisto. Ecco, la resilienza è la capacità di modificare magari anche i nostri programmi, il nostro stile di vita, il nostro modo di essere, per riuscire comunque a realizzare qualcosa di buono, sia per la nostra vita relazionale, affettiva, ma anche per la nostra vita professionale e sociale. Sicuramente in questo tempo che abbiamo passato e con tutte le incertezze, le paure del futuro, che è stata questa pandemia, abbiamo dovuto un po' tutti esercitarci e fare resilienza, cioè adattarci a quelle che sono state un po' le condizioni che ci ha imposto questa malattia, la paura di questa malattia, tutti i diktat che ci sono venuti dal nostro governo e che in qualche modo abbiamo dovuto accettare. La resilienza, io lo scrivo nel libro, se riesco a ritrovare la pagina dopo magari vi leggo che cosa, la vera e propria definizione di resilienza. Ah, ce l'ho qua, ce l'ho qua. Posso leggere due Prego, righe? assolutamente, Roberta. Forza d'animo, ovvero l'arte di risollevarsi e di affrontare i traumi della vita, di resistere e di lottare per restare in piedi. La forza d'animo è una sorta di autoterapia ed è in questa forza d'animo che si fa strada la resilienza. La resilienza di fronte ai colpi di bastone che talvolta ci riserva la vita. Offre un vassoio di risposte flessibili che si adattano alle esigenze del momento. I resilienti, dopo aver subito un forte stress, mettono ordine nel caos, hanno capacità di iniziativa, non cadono in depressione, sanno gestire i sensi di colpa perché distinguono tra quello che dipende da noi e quello che non dipende da noi. Hanno una dimensione spirituale, usano la compassione per consolare se stessi e gli altri. Ecco, questa è un po' la resilienza. Molto bella questa definizione. E poi scrivi che ritrovare il senso dell'orientamento è forse il vero segreto di ogni vita riuscita. Posso chiederti se lo hai sperimentato personalmente? Eh sì. Sì, l'ho sperimentato, anche perché per sperimentare il senso dell'orientamento bisogna aver avuto delle sbandate, diciamo così, o aver perso un po' la bussola, ed è qualcosa che capita a tutti, magari di attraversare momenti di difficoltà in cui ci sembra sempre di ripetere gli stessi errori o di andare a sbattere un po' sempre negli stessi ostacoli. Ritrovare il senso dell'orientamento è fondamentale. E come lo si recupera? Guardando la propria situazione dall'alto. Non è facile, non è facile. Però bisogna imparare a distaccarsi a volte da se stessi e dal momento presente per provare a vedere dall'alto dove siamo e dove vogliamo andare. C'è un altro piccolo esempio che io faccio sempre, che è tratto da Alice nel Paese delle Meraviglie. Io faccio tante citazioni letterarie nel Sì. libro e cito questo passo di Alice. Allora, Alice cammina su una strada. A un certo punto si trova a un bivio e sul ciglio della strada c'è lo stregatto e chiede allo stregatto: dove devo andare? E lo stregatto risponde. Anzi, gli chiede quale strada devo prendere. E lo stregatto risponde, gli fa ad Alice un'altra domanda: dove vuoi andare? E lei risponde: non lo so. E lo stregatto allora dice: non ha importanza. Ecco, allora,
Recuperare il senso dell'orientamento significa farsi fondamentalmente, prima di tutto, questa domanda: dove voglio andare? Qual è il desiderio profondo che ho in questo momento? E come posso fare per realizzarlo? Qual è la strada che devo prendere per realizzarlo? E quando parlo di desiderio non intendo i capricci di un momento, ma i nostri più profondi desideri, che sono i nostri più profondi bisogni. Roberto, io ti ringrazio per queste tue parole e consiglio davvero di cuore anche questo tuo libro, dopo il primo di cui abbiamo parlato, prima appunto L'arte di camminare, L'arte di riuscire, trovare la propria strada e andare fino in fondo. Molto bella anche la copertina scelta, immagino d'accordo con l'editore, in questo caso Edizioni Terra Santa. Roberta Russo è stata nostra ospite a Tra le righe di questa settimana. Grazie e perché no, al prossimo libro, al prossimo lavoro. Grazie, buon lavoro, a presto.